Buongiorno a tutte. Allora, a richiesta di un'amica, rifaccio un allargamento della maglietta. In pratica, io la devo fare non tutta, a metà braccio. Quindi mi sono scucito da sotto fino al punto dove la devo fare. Mi faccio sempre la rifinitura. Se non avete tagli a cuci, lo fate a zigzag. Io non taglio niente perché comunque questa parte si piega perché era già cucita. Quindi quando io faccio la taglia a cuci, come vedete, questa parte si ripiega dentro e quindi mi facilita, scusate, il lavoro. Allora, mi faccio questa soffilatura. E vado alla macchina piana. Io ho comprato un groghè. Quindi, voi potete comprare qualsiasi cosa, potete comprare un nastrino, qualsiasi cosa. Allora, siccome io l'ho preso quasi giusto, adesso me lo taglio a metà e faccio questo. Allora, iniziamo dalla parte di sotto. Posso iniziare dalla parte sotto e fare questo. Io mi tengo la parte di sopra piegata in questo modo, volendo, se voglio fare l'impuntura, se no altrimenti potete fare dritto con dritto e fate questo, però io siccome ho deciso che lo faccio in questo modo, vi faccio vedere a modo mio. Allora, io devo arrivare fino alla parte dove ho scucito, quindi quando arrivo a questo punto che sto iniziando, io devo fare la punta qua, quindi a metà, più o meno è qui, poi ve lo segnate casomai, io mi fermo così, in questo modo. Vado praticamente a sperdere, però a punta. Arrivo fino alla punta e vado a girare. Faccio la stessa cosa da questo lato. Quindi inizio con la punta e poi vado a fare la cucitura fin giù. Naturalmente, quando arrivo alla parte larga, io mi metto giusta la parte sotto, facendo attenzione che questa parte sia uguale a quest'altra. Quindi mi metto quasi a punta e vado a cucire. Ed è qui. Come vedete, questa parte poi io mi farò la rifinitura come quella che c'è. Ed ecco questa parte allargata. Questa è la parte della punta. Dal rovescio vedrete questa cosa qua. Io dalla parte interna dopo, se voglio, questo lo faccio a taglio a cuci così non spilaccia. Infatti adesso non lo farò, però adesso lo taglio e me lo ripasso con la taglia a cuci in modo da farmelo venire più pulito. Però come vedete, questa è la parte dello spicchio. Spero di essere stata chiara e che questa soluzione vi piaccia. Naturalmente io qui questo me lo piegherò in questo modo, visto che questo è rifinito a taglio a cuci ed è già rifinito, io questo me lo faccio in questo modo. Ed eccolo qui. Però questo me lo devo rifinire a taglio a cuci. Adesso l'ho fatto, ma lo scucirò perché altrimenti spilaccio. Era solo per farvi vedere. Spero di essere stata chiara e che questa soluzione, dicevo, sia piaciuta. Questa è una richiesta della mia amica Katia. Katia, spero sia stata chiara e che sia questo quello che cercavi. Buona giornata.